Via San Crispino, via Dondino Buzzati, via San Gaetano, una serie di strade tra loro distanti poche centinaia di metri. È qui che l'incubo furti si è concretizzato nella serata di giovedì. Forse la stessa banda, forse individui diversi, in azione la prima volta intorno alle 21 in via Buzzati, nell'abitazione di una signora in casa in quel momento. I malviventi tentano di forzare i serramenti, la donna capisce subito cosa stia succedendo e inizia a parlare ad alta voce, mettendo in fuga i ladri. Situazione molto simile qualche ora più tardi, intorno a mezzanotte, in via San Gaetano. La padrona di casa è a letto quando sente dei rumori provenire dalla porta a finestra della cucina. Inizialmente pensa siano i gatti, ma le basta poco per realizzare che si tratta invece di ben altro. E poi ho sentito proprio una cosa di ferro che mi hanno rotto la porta qua. E niente, ho cominciato a urlare, chi c'è, chi c'è? Chiamo i carabinieri e sono scappati via. Sulla finestra i segni degli attrezzi utilizzati dai malviventi nel tentativo di entrare, così come sulla rete piegata in giardino. Tanta paura. Sì, tanta. Stanotte non ho mai dormito, adesso ho paura anche per stanotte. Paura e inquietudine, i sentimenti che lasciano i furti non solo nelle vittime, ma anche tra i residenti delle zone prese di mira. Ma non è la prima volta che vengono a farci visita. Diciamo. E non è un bel vivere. Non è un bel vivere, di sicuro.